Però prima dobbiamo trovare il saluto. No, usiamo web come intro, senza fare saluti, cazzo. Ah, proprio così senza ciao. Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video e anche Aspetta. oggi notizia direttamente dal web. È vero, Dal web. facciamo gli intro canonici come tutti gli YouTuber. Esatto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attenzione, lasciare un mi piace, pure commentare, commentino qua sotto, mi raccomando, anche un puntino va bene. Poi venite su Twitch a trovarci, abbonamento gratuito con Prime, potete anche September, 20%, pazzesco, attenzione, tutte le serie dal lunedì al venerdì, partendo dalle 8:30 alle 9. E guardate tutti i video su YouTube, dobbiamo arrivare a 900.000 iscritti entro il 24 dicembre. Extra bit. Signori, so che tanti di voi non possono più vivere senza la notizia di Webbo. Fabiola Baglieri è davvero la figlia di Mr. Bean. Ma che cazzo ha Chi detto? è quello in foto con lei? Facciamo chiarezza. Facciamo chiarezza, nel senso adesso mi apri la La famiglia Bean italiana spopola su TikTok. Ecco tutti i dettagli del duo composto da Fabiola Baglieri e Arnaldo Mangini. Due famiglie. Un esperimento unico. Ma due famiglie agli antipodi? Eh sì, agli antilopi, proprio loro. Sorridi, sorridi. Be brave. Be brave. Sii coraggiosa. Io ho capito Ibrahim. Anch'io. Si vogliono bene comunque, sono fratelli. Mamma. Penso siano fratelli, spero. Beh. Se è quello che è nato nella casa degli altri sta per stare nel figlio degli c'è altri. Del bullismo. C'è del problema. C'è del problema. C'è del problema, bello, potrebbe essere un nuovo meme. C'è del problema. La maglietta, c'è del problema. C'è del problema. Il computer. Caramelle. Non ne voglio più. Non la raccolgo. Forza. Perché c'è un uomo senza un'esperienza? Ma non ha gli occhi! No, come si chiamava quel personaggio che aveva tutti i capelli davanti? Cugino Hit? Ah, parte... Cugino Hit! Cugino Hit! Lui, comunque... Parrucchiere? Non sì. L'esperimento sta per iniziare. Vai! Quasi cambi miei! Belle le sigle corte. Mi chiamo Vivian, meglio Vivi. Secondo me fa TikTok. In arte Vivi? Come fa a usare le mani con quelle robe lì? Per Dio, guarda che artiglio! Meglio Vivi. Ho 16 anni, vivo a Milano, professione influencer. Ma che cazzo influenzi? Influenzi, influenza! Influenza! 38 e mezzo di febbre, influenza! Quello è! Che cazzo influenzi? No, è già andato. Cazzo, ma che... Cosa fa sulla Minchia, con l'allucciallo, proprio Dio! Impazzito, subito! Ho visto l'artiglio! Frequento la scuola internazionale di Milano, e però preferisco... Posso dire una cosa su sti cazzo di video? Ma se volete fare il playback, aprite sta cazzo di bocca! Ma cosa sono ste canzoni tutte messe così... Sì, ma abbiamo iniziato da 30 secondi la puntata, ma stai calmo. Comunque, se volete vedere come si fanno i playback, indicativamente nel 2007, quando siete nati, noi facevamo bene questo... Dorelia, per gli amici Dori, e sono la mamma di Vivienne. E che bella mamma! Crescendo, Vivienne è diventata una signorina, bella, alta. Questo devo dire che mi spaventa ancora di più. Sono diventata... Arriva bassa, scusa. La prima arriva bassa e la spaventa è poco signorina. Lei esce, io ho bisogno di posizione, numeri di telefono di tutte le persone della compagnia. Brava mamma, ci brava, sta, brava, ci mi sta. Così mi assilla e mi soffoca, quindi mi diverto a farla impazzire. Quando avete tempo, durante le vostre giornate, vite, okay. Se mi ricordate sempre, ogni tanto, di non avere mai figli, soprattutto figlie. Quello non puoi sceglierlo. Sì, ci sono posizioni che puoi intraprendere per... ho letto. Tipo a pecora... No, no. Ma co... No, quelle... No. A pecora è più probabile che ti nasca una figlia. No? Ricorda che in realtà non ci sono metodi per influenzare il sesso del bambino, nemmeno una posizione sessuale. È in realtà... Attendibili. No, ma ora mi sono ricordato la puntata, ragazzi. Io l'avevo sentito su Meteor Mother, non avevo letto un cazzo di articolo. Yeah. Ecco dove l'avevo sentito. In questi ultimi anni ha sfoggiato tutti i colori possibili e immaginabili. Lo starà facendo per farmi un dispetto? Sì, ma scusa, un po' cambiare i capelli, se le piacciono. Bella a tutti, sono Giacomo Rinato. E io Giuseppe Rinato. Vanno via tutte e due. Siamo gemelli diversi, abitiamo ad Aosta. E questa qui è la nostra stanza. La ridente. L'Aosta è bella, raga. Io ho un sacco. Molto. Un bel po' di amici in quel di Aosta. Li saluto, che non li vedo da un po'. Salutiamo tutti gli amici di Aosta. Tutti.
E sono la mamma di Giacomo e Giuseppe, i due gemelli. Sono Lorenzo, ho 43 anni e sono il patrigno di Giacomo e Giuseppe. Ti giuro, quando hanno iniziato a parlare ho detto questo non è il padre e il patrigno. Cioè si vede sempre dall'atteggiamento del corpo che hanno. Sembra come se non volessero fare queste trasmissioni perché si sentono un po' a disagio. Possiamo dirlo apertamente che ormai la mia età mi fa sentire un loro genitore. Cioè io potrei essere tranquillamente il genitore dei gemelli. Ah, pensavo del patrigno. Di Vivian. Beh, voglia, se a 16 anni tu potevi averla benissimo a... A 21. Madonna. Anche se sono gemelli, sono completamente... Madonna, Valderrama. Ma c'è un terzo. Io faccio calisthenics da poco. So figo, so io bello, sì, so fotomodello. Sì, sì, sì. Ma no, ma che roba difficile. Che calisthenics... Spacca, eh. Giuseppe, un po' di meno. È un po' tanto di meno, mi sa. Che tecnica. Sembra che Ben Simmons. Io non so cosa fai. Sì, a fare le lotte con il fratello ti fai le ossa, dai. Sì, si fa le ossa all'altro. Cioè, il fratello grosso mangia le ossa del fratello qui. Proprio così. Tre gonne, quattro top. Quattro top. Un paio di felpe. La mattina un outfit, la sera un altro. Non si poi chiude, Amio. Male. No, no, dai, ci ho pegato la vita. Giacomo. Dai, ma che rottura di balle. Un paio di mutande sporche. Ma che schifo, ma che schifo. Controlla sporche così. Questo è il mio peluche con cui dormo sempre. Devo raccontare che tu dormi con il peluche ancora. Eh? Cosa vuol dire ancora? Hai 43 anni! Io dormo con tutti i peluche che voglio. Porti pesi? Mi sembra chiaro. Tu invece cos'è che ti porti, sfigato? Il libro. Sfigato? Ma così? No, ma gratis? Beh, poi una roba che potremmo fare insieme. Questo. Fanno insieme nel senso che il fratello grande gli tira le freccette addosso. In fronte. Mette qua il bersaglio ma lo piglia qua. Sì, col fratello scocciato, proprio con lo scocciato. Sì, lo levi. Poi infine. Oh, hai preso tutto? Sì. La madre è un po' la Brigliadori. Sì, quando era giovane, molto... La ricorda, no? È vero. Ora è una mamma un po' più calma. Vado, vado. Vabbè, ti sta baciando, dai. Bacini di mami. Aspetta che la guardo un'altra volta. Esageriamo. Ma non credo. Ne un bacino. Amore. Ma c'è un'altra bimba poi. Ma che bello è, raga. Ti mancano i due denti. Martina sicuramente vorrebbe una figura femminile. Non ti preoccupare che avrai una super sister famosa. Ciao. Madonna, gliela sbattuta. Sembra quelli di Sport Italia adesso... quando chiudono la porta del calciomercato, sembra. Sarò molto me stessa, ovvero molto extra. Extra, extra corporea. Ci siamo, letterina. Non toccare i suoi oggetti, sennò sclera. E ti conviene scappare. A gambe levate. Mi sento malissimo. Ma non possiamo mettere le unghie di lei e darne un po' a lui che non dà. Ciao. Fargli una junta. Grazie all'incrocio fra le due macchine, i gemelli Rinato e l'influenza. Madonna, ma che faccia avevano? Tutto quello... Raga, ma lui è uguale a me da piccolo. Un piccolo metto abbiamo. Stanno andando a sostituire. Per la Madonna ho sentito dire al fratello dietro. Ah, è figa, ha detto. Vabbè. Vabbè. Non so, Rick. Sono qui, Madonna, fra. Fellaini. Ma che cazzo era lui? Vieni, vieni qua. Dai, anche lui è Raya. Ciao, posso chiederti una cosa? Togliti le scarpe. Ti lascio le ciabatte. Ok, certo. Mettile sopra le scarpe. Ha l'ansia. Aspetta. Vuoi rubargli le borse? Sì, ma guarda che disastro hanno lasciato in sta camera, però dai. Poi cambiamo le lenzuola. Sì, sì, va. Ok. Too much. No. Il piccolo sta già cambiando le lenzuola. Sì, sì. Ma dai, cucciolo. Per Giacomo e Giuseppe è il momento di conoscere la loro nuova mamma. Sì? Salve. Salve. Eccoli. Sì, sono Giacomo. Giuseppe. Piacere. Giacomo? Sì, Giuseppe. Sì, sì. Ma siete... Gemelli diversi. Gemelli. Loro si stanno facendo dei film inappropriati. Veramente inappropriati. Saranno le 5 docce migliori della loro vita. Dai. Non mi sono mai immaginata nella mia vita mamma di un maschio. Figuriamoci due. Così due. Così sono tre, signora. Due. Quelle cosa sono? Pesi, manubri. Perché vi allenate? No, le do in testa a mio fratello. È rifatta. È rifatta?
Lei com'è che si chiama? Io mi chiamo Dory. Dory? Dory quello di Nemo. Dissocio, ragazzi. Mi dissocio. Mi dissocio fortemente. Ma si dissociano tutto. Signori di Twitch, si è dissociato. Litigate spesso voi sì. due? Sì. Chi è quello che è sempre più disposto a fare, insomma, pace? Lui, perché fa le cacù, diciamo, ogni volta che finiamo uno. C'è del bro, problema? Bro! A me? Lecca culo a me? Ti lascio per ambientarvi, va bene? Va bene. Dai, ci vediamo fai dopo. Fai così, vai, leva le palle. Sembra una di quelle russe che se fai qualcosa ti stacca le gambe. Ti stacca le gambe? No. Non so che idea no. delle russe. No. No, però sono carini, dai, c'è veramente un'esperienza... mistica, surreale. Incredibile. Ai confini della realtà. Allora, mutande, belle. No, ma mutande ovunque in quella camera. Mi stanno bene, no, scherzo. Mi sembravano un po' da... Bom bom. Da... Da? Non so se avete voi anche la sensazione che lui è Adriano Celentano da... Da giovane. Da giovane. Bello, ci siamo ambientati adesso. Giochiamo a freccette. Chi perde si vede. Ah, gioca una freccetta. Madonna, sui vestiti. La giacca di lei. Volo. 9, che schifo. Vai, levati le p***e. 20. Sì? Sì. Boom! No! In faccia qui. Ci stiamo un attimo divertendo con le freccette. Perché a casa ci divertiamo. Con le freccette? È facile farlo oppure da cosa dipende? Basta avere della mira. Precisione. Mi fai vedere come fai? Vale così la freccetta. Ma sui vestiti di tua figlia, di qualcosa. Lanci, c'è un trucco nel lanciarlo? No. Vabbè, lei ci sta provando, ci sta provando. Mi piace però, mi piace. Come si è posta, posso dire che mi piace. Allora, ragazzi, oggi ho visto che il 21 settembre uscirà un nuovo programma su Rai 2 sulla magia. Ci sono TikToker, influencer, che praticamente fanno parte di una scuola di magia. Verranno divisi in tre case dove ci sono tipo i corvi. Vabbè, palesemente uno scimmiottare Harry Potter. Fanno diverse lezioni dove ci sono tipo pozioni, roba così. E è il nuovo format su Rai 2. Se lo volete, ti potrebbe provare a portare la prima puntata. Vedere che cos'è, vedere com'è. Potrebbe essere interessante, potrebbe essere una caserma a tema magia che potrebbe essere molto carino. Polliciate per avere questo nuovo. Quanti sta? Che dici tu, dai? 15.000 like. Dai, dai. Questa puntata di Quadi Quadi deve avere 15.000 like. Vai. Come non si fa a sapere come si gioca a freccette? Vabbè, ovviamente bisogna prendere il centro, no? Ho paura. 300. Ma perché non ha preso il mio? Ma tocchi anche la plastica o solo il metallo? Quando fai? Aiutatela, che cazzo ridete? Guarda quell'altro come si va scasso. Ho scoperto un gioco che mi piace un sacco. Dove si compra? Non hai mai visto le freccette? Ma lei è tipo super Vicky, secondo me. Il centro commerciale, il fruttivendolo. Il fruttivendolo, ovvio. 10 pere e poi le freccette. 10 pere? 10 pere vuol dire 5 ragazze. C'è una cosa? Sì. Perché mi sento veramente a disagio. Volevo chiedere se potevi andartene. No, vabbè. No. Ma raga! No, ma così? Io credo di avere un nuovo eroe. Cioè, cacciata da casa sua. Mi sento a disagio, sento del cringe nella stanza. Perché mi sento veramente a disagio, volevo chiedere se potevi andartene. No, vabbè, non voglio... Sì, fate la partita perché così almeno vi divertite. Come si permette? Ma dai, ma non adesso, è vero, adesso. Ma mica, ma ci ha provato a approcciarsi, ma... Vabbè. Ciao. Ciao. Allora, siccome dovrà rimanere in questa stanza. Ma è alta 2 metri. O la mamma è alta 1,10 m. No. Beh, ma c'ha le zeppole. Le zeppole. Fritte. Sì, fritte. Cioè, per quello sono più alte. Fritte. Ma questo è tuo? Sì. Che cos'è? È un sensore alieno che spara laser. La luce, praticamente. Ah, e sei una so... Com'è che si... Una sommelier. Un'astrofisica. Ah, e sei una com'è che si chiama? Una sorbente. Assorbente. Cosa dice? Ah, wow, c'ho un influencer in casa, aiuto. No, com'è la vita da un influencer? Cioè, che c***o significa? L'influencer è una cosa, il videomaker è un'altra, il creator un'altra ancora. Cioè, tu che fai video non è che devi sei anche un influencer. Per dire, oh, Miatol non è un influencer. Esatto. Creatore, creator di contenuti. Cioè, ma tutti influencer, così a caso. Prenderti un altro cuscino. Voglio morire. Cercherò di... Dovresti sentire comunque una persona nuova, perché... Familiarinato. Comportarmi così. È brutto da dire, però... Mi manca un po' a casa. Però non ce la faccio. Un po' tanto picci così. Aspetta che la mamma sta aspettando che lei finisca di barbottare su tutto. Mi preoccupa il fatto di non essere in grado di comunicare con lei. Devo uscire da qua. Beh, è un adolescente. Eccola, tutte e due.
E se non è un problema, volevo andare a farmi un attimo una passeggiata. Ti accompagna uno di noi se vuoi. Ma no, vado da sola, non ti preoccupare. Volevo un attimo stare da sola. Da sola? Una passeggiata, sì. C'è qualcosa che non va? Volevo un attimo fare una passeggiata. Spero che l'aria fresca la faccia riprendere. Invece fu così che non tornò mai più. Poco dopo essere uscita di casa, sì. Vivi incomincia a non sentirsi bene. Già, è entrata in casa velocemente, si è chiusa in camera e ha mal di pancia. Tocco di panico? Mal di pancia. Ma ti viene... Ma a caso. Quando sei un po' così agitata? Secondo me sono sfigata basta. Sei stanca magari anche. Potenza, ci può stare, sì. Cambi famiglia così. Io quando sono ansiosa cago molle per due giorni, pensa a te. E magari un po' infelice. Ah, mi fa tenerezza. Amore, mami. Mi manca un po' a casa. Cioè, non mi è successo che stavo male, non ero a casa. Può servire l'esperienza. Sì, infatti. Proprio per... Poi fammi sapere che marca di eyeliner usi che non cola quando piangi, grazie. Anche a me, grazie. Vedi che è un influencer, voi non capite un cazzo. I gemelli Rinato continuano a comportarsi come a casa loro, facendo prima pose da culturisti provetti. Beh, anche l'altro poi è messo bene. Sì, okay. Anzi, sì, forse sì. È meglio... Infatti, senza allenarsi. Più definito. Come state? Stavo sistemando un po' di robe, solo che lui non voleva far niente. Vogliamo appoggiare il telefono? La Jack. Jack, cosa? Intanto io inizio. La mia voce la senti, giusto, Jack? Certo, ho abbassato il volume. No, io non ti parlo se non mi guardi in faccia, però. Esatto. Ma dai, oh, posa sta roba. Sì, tutto ieri, le freccette. Sì. L'atmosfera che si è creata, anche un po' qualche battutina che ho sentito, delle risposte. Un po' con una certa mancanza così di garbo. Risposte per di questo... merda, Dori. Risposte Greta, di merda. Greta, grandissima. Greta Garbo. Lui sta provando. Io la X la metterei qua. Esatto. Giochiamo tutto il tempo. Sì. La mia idea è quella di consegnare per un momento questi videogiochi. Prendi il telefono, quello che usa devi prendere, non quello che non stanno usando. Togli tutto proprio. Sì, va bene. Non ti preoccupare. Adesso la cosa bella sarebbe di accantonare i nostri telefoni. Cioè, non ho capito per questo. Ho usato pure io, perché mi ha spaventato. Jack, io sono molto contenta e apprezzo per il tuo gesto. Per non creare discussioni già il primo giorno, te lo do e basta. Vabbè, veramente l'hai iniziato tu, eh? Saggio. Non avere distrazioni. Io ti toglierei la piastra e i trucchi, perché non penso che il truccarsi a casa sia essenziale. Però sono in TV, magari se permetti un attimo di trucco mi farebbe male. Un minimo. Le regole sono queste, quindi ti chiedo se mi prendi questi tre oggetti e me li consegni. Va bene. Le solite regole che non hanno mai un senso di esistere comunque. Ma vabbè. Cioè. Fa parte del programma. No, ma lei non l'ha ancora capito. No. La tuta gli toglievano quelli. L'insano gesto, ti tolgo la tuta. Aiuto, la tuta. Lei ha presa bene, no? Cioè, sì, credo sì, di sì. Aver capito dai beep. Capisco il computer, però i trucchi e la piastra. Cioè, che C'hai ragione. Mi cambia questa se mi trucco, mi piastro i capelli. Cioè, che c***o, cos'è? Sono più f***e, qualche problema, non lo so. Ah, gli dice sei gelosa? Non penso sia quello il problema. No. Ti chiederei di consegnarmi anche il cellulare. No. Perché mi serve il cellulare? Per fare che cosa? Guardare cosa sta succedendo sui social. Per questi giorni cerchiamo di viverci noi. Beh, se fai un'esperienza così puoi anche sopportare una settimana senza stare a vedere cosa succede sui social, ti godi l'esperienza. E non caghi la minchia. Vabbè, ma tanto... Cioè, sì. Volevo aggiungere un po' di te. Madonna! Eri troppo calmo. Penso che lo sappiano che vivi... Ma certo sì, che lo sanno, è tutto scritto. Salvatori! Con Giacomo, Giuseppe e Martina... Giacomo, Giuseppe e Maria... No. Ho stabilito dei turni per dei determinati compiti da svolgere in casa. Dovrai stare anche un po' con Ryan quando io ho bisogno e con Martina. Va bene. La sguattera. Ce n'è Non lo so, non sono mai stata. Cosa sono quelle cose bellissime? Le voglio subito comprate. Stare piedi anche un po' con Ryan quando io ho bisogno. Pare comunque le unghie delle ciabatte sono più corte delle unghie delle mani. Assurdo. Sia per l'indomito Giacomo che per il più disciplinato Giuseppe, Dori sceglie un modo originale. Ma come andava in bicicletta quella tutta bardata? Ho anche una penna. Indovinate che tatuaggio farete oggi? Qualcosa che contenga un concetto importante per te? Al sveglio, ragazzo. Faremo sul braccio sono le attenzioni verso un genitore che sono di grande importanza. Quindi Giuseppe...
perché mi devo scrivere sul braccio? Sì, infatti c'è della carta. Bene, ora ce l'abbiamo scritte tutti. Ma perché? Le tue calze, tieni. Non sono mie calze. Annusale. Puzza. Ho messo anche sono di merda, sono tue. Vado a posarle di là. Sono le tue. Posarle di là. Dove le metto? In cucina. Sul tavolo. Sul tavolo. Immondizia, apparecchiare, aspirapolvere. Il primo turno deve andare a sistemare i giochi di Ryan. Devono mettere Ryan a fa un cazzo. Ryan, ma cos'è? Sporca solo. Scusa, prima era diversa l'aspirapolvere. Come? Si è trasformato? Un Transformers? Ma? Era più lunga. Parte. L'ha staccata Ryan. C'è la spesa giù in fondo da andare a prendere senza fare. Vabbè, ma busta però, una busta prendila, mamma, ma non ho capito. Dove c***a? Nella in fondo. Perché l'ha lasciata a casa? Al negozio l'ha lasciata. Ma poi scusa, sei arrivata fin là con le buste, portale fino su, che cazzo mi fai scendere a prenderle? Quello che stiamo facendo, la sfilata con la spesa. Lei è appena uscita dalla città del Messico. La bambina da Tegucigalpa. Ma manca il sombrero. Secondo te che cos'è? È un tronco. No, no, quelli per pulire i water. Crea. Stoppino. Sarà un po' come il nostro rapporto, che ognuno metterà il suo. Jack. Torcicollo pazzesco. Ma comunque sono troppo distratto, cioè. Hai degli occhi bellissimi, ti giuro, sei bellissima. Non riesco a concentrarmi. Ma ci sta. No, raga, siamo partiti. È arrivato quel momento. Io speravo non arrivasse. Del broccolare. Sembra, sai, tipo le regine dell'Egitto, no, le faraone. Le faraone. Sì, no, la nonna la facevo sempre a ripieno. Buonissimo. Dove possiamo collocarla? Nel gabinetto. Concentro. Energia. È giusto. È giusto. Viva, è lì che l'hai in calani. Calani. In canali. Calani. Vabbè, noi la incalaniamo. Cosa vuoi fare? Costruiamo una vecchia spaziale. Non sono molto in grado. Mazza, oh, partiamo piano, eh. La navicella così. E questo è il momento, cara Vivi, nel quale tu passerai da influencer a creator. Vabbè, meglio di quello che pensassi. Guarda che è manualità riuscire a fare cose, sì, con le unghie lunghe. Ho capito, però per Dio! Quando le togli non sei più capace a fare niente. Io non riesco a scrivere sul telefono quando le tolgo. Il volante. Perché metto i polpastrelli in maniera diversa. Ora devi fare il motore, poi devi tagliare un altro pezzo che è tipo largo così. Ma Martina non fa un cazzo in tutto questo? Dà le regole. È il dirigente. Come la chiamiamo? Non lo so. Too much. Ok. Significa troppo. Ci sta, la too much. La navicella too much. Ci sta. Mica se cade bambino. Quello lì che sta impennando volo. Vola lui. Cosa? Dopo la non facile impresa di condividere con i gemelli un'attività creativa, Dory è sempre più decisa a finire la giornata in bellezza. Ma lasciali in pace. Andiamo a curare ogni millimetro del nostro volto. Cioè, per creare un rapporto dovresti chiedere cosa piace a loro, sì. Avvicinarti, fare una via di mezzo. Di quelle che magari è l'area del naso. No, no, quanti sono i pori del naso? Qua no, magari. La pelle. Ci sono i pori delle guance. Ma magari tu, qualcuno ha i pori del naso qui? Non fa una piega. Io devo non fa un poro. Arrivo subito. Cosa svuoti tu? Il poro? Una crema per le parti basse. Sai che scasso. È geniale. La crema per il cane. E lui vuole fare. Nessuno l'aveva inventata. È una svolta. Sì. Ragazzi, erano molto interessati comunque. Io li ho visti veramente attenti. Ma cosa? No. Infatti. Curioso. Tu riesci a premere quel bottone bianco? Chiudi la bocca. Dove sospettano che Dory abbia nascosto i loro cellulari. E fanno centro. Un cazzo per la Madonna, perché veramente ti apro il culo. Lì era proprio il perdio di stare. Sì. Cosa fai nella quotidianità? Va bene, potremmo fare una specie di balletto. Balletto. Era il patrino. Prima si sceglie appunto che una canzone. Il balletto. Guardalo. Prima si sceglie. Raga, ma che? No, ma cioè cosa? Io
Esprimi il tuo concetto. Ma che, cioè, alla fine, no? Se vai a vedere, abbiamo fatto anche noi queste cose. Ma ti dico, guarda che questo è quello, cioè, che facevate sotto casa mia quando... Ma sì, ma tra me e te, detto così, tra amici, ma lo farei anche adesso, nel senso, comunque è divertente. No, sai cos'è? Noi non ci prendevamo sul serio, quindi la cosa passava come... Ecco, bravo, hai detto la cosa giusta. Cioè, io le vedo convinte quando fanno... Sì, pensano di essere coreografe. È vero, è prendersi sul serio che è sbagliato. Grazie al tablet messo a disposizione dall'esperimento. Due fratelli. Giacomo palesemente innamorato ormai. Ha proprio la faccia. Le loro facce sono tipo interessati. Interessati addirittura. Ti dice interessati adesso? Cioè, ai miei tempi, quando avevo 16 anni, si diceva arrapati. No. No. Sì. Ti faccio vedere quello che so fare io. Calisthenics. Ho paura di quello che sta per succedere. Se lo faccio io mi spacco. Io lo posso fare con gli stuzzicadenti. Madonna. Più o meno. Esercizio numero uno, squat. Facciamo insieme, vai. Vabbè, dai. Vabbè, un così. È troppo. No, devi fare un movimento unico, deve essere. Perché tipo, non ti prendere, non ti colpa, scusa. Ma eri tu, il camera, me non me l'hai detto, sei il videomaker. Di quadri quasi. È semplice, semplice, dai. È semplice? Sali su. E niente, non è neanche salito su. Siccome a casa a pranzo eravamo da soli, io preparavo da cucinare. Vabbè, anch'io cucino. No, tu non fai un cazzo. Tu mangi solo. Quindi tu preparavi. Giuseppe, prendiamo l'acqua fredda e ci facciamo sciogliere la gelatina. Tipo a tocchetti. Che peschizza. Fallo tu, fra, che io faccio il bordello. Ci ha provato però. Apprezziamo il gesto. È stato bello condividere le nostre passioni con Dori e quindi... Boh, è stato carino da parte sua interessarsi di noi. No, è una parola buona. Giusto. Invita la ragazza ad aprirsi. Dall'altra parte, Dori vedrà la sua confessione in un video. Com'è il rapporto con tua mamma? Piange. E quindi tante volte magari non gli sta bene come sono io. Anche per questa cosa qui magari litighiamo spesso. E cosa vorresti che tua mamma cambiasse nel suo atteggiamento verso di te? Perché lo tiene così il tablet? Non ho capito. È una che giudica molto. Anche sulle amicizie. Lo tiene come lo tengono le nonne, di solito. Ma non ama le braccia. Così. Preferirebbe avere un altro tipo di persona, cioè un altro tipo di figlia. Ma non è vero, mamma ti ama per come sei, non ti preoccupare. Qualsiasi adolescente pensa a sta cosa dei genitori. Non ti senti accettata? Scioccata. Questo reaction shock. Quando uno ha un'emozione dentro, deve comunque tirarla fuori, perché sennò dentro poi esplode. Quando esplode non va mai bene. Che bello, ci avrà. Io comunque quando ho un'emozione... Tu la fai esplodere. Anche troppo. Nel vate. Esatto. Dal poro di dietro. L'ha presa bene. Ho avuto un... Amori miei. Ma che faccia ha già? Beh, hai fatto la maschera. Ma è vero. È bellissimo. Esternamente risulto sempre quello freddo che magari a volte scherza, ma principalmente non sono così. Da dove arriva secondo te? Guarda com'è impegnata la mamma a guardare. È difficile comunque tirare fuori queste cose ai figli. No, non ce la fai. No, ma non ce la fai. Questa corazza che tu ti sei creato. Questa corazza. Minchia come corre sta corazza. Che ieri hai fatto il barbecue in corazza. In corazza. Ti andrebbe di condividere con me? Dai. Non piangere. No, già. Oddio, come scoppiato. All'improvviso. Ma il Big Jim della situazione. Ma perché se fai sempre il duro, appena c'è qualcuno che ti spezzi, minchia, esplodi. No, tesoro. No, guarda, parliamo. Adesso ti racconto qualcosa io. Cosa racconta? Le fiabe? Adesso ti racconto qualcosa io. Vuoi? Nel chilling. No, vabbè. Gigi. Al ciclo, cosa dire? No, nel chilling. Ah, ma veramente ha detto nel chilling? Penso sì, nel chilling. Nostro padre con noi non è stato tanto presente. Anche perché i bimbi spesso non c'entrano nulla con quello che succede, quindi... Te la prendi sempre nel culo. Da figli. Sì, devono quasi essere sempre... Ma sì, devono essere bravi poi i genitori a farti capire subito che non dipende da te. E quindi questa cosa qui ci ha un po' unito. Anche te. Vabbè, dai. No, ma... Io non ho fazzoletti, forse qui c'è un po' sacro. Ti do quello sporco. Ora con Lorenzo, diciamo che la situazione si è calmata. Tanto bene le volete. Il patrigno si è inserito bene, dai. La tua protezione nei confronti di tutti, nei miei confronti, è sicuramente la dimostrazione d'amore più grande che ci possa essere. Giacomo, la tua sensibilità è un grande pregio. Non nasconderla mai e regalala anche a me, perché ho più bisogno di questo che di altro. Vi amo. Amore, vuoi piangere un po'? No, però. Non vedo l'ora di riabbracciarti, amore mio. Ti aspetto, la tua mamma.
La lettera di Dori lascia senza parole Vivi. Non ho capito un cazzo della lettera, però posso risentirlo? Secondo me non me l'ha fatto niente. Ma il punto fermo. Non la stavo neanche ascoltando. Non vedo l'ora di riabbracciarti, amore mio. Ti aspetto, tua madre. Non è più chiaro? Allora, praticamente. Beh, sintetica. No, te la spiego io. Una cartolina. Praticamente la mamma gli ha scritto: non vedo l'ora che torni a casa. Basta. Ti rendiamo a nonna, giusto? Sì. Vabbè, bella, Martina, dai. Martina non ne può più di lei, ma non la sopporta. Il ritorno a casa. Per Dio. No! Ta ta ta. Lo sturacessi. Ci mancherai. Buon viaggio. Ti voglio bene. Ciao. Anche ragazzi, mi raccomando, salutate. Devo dire che Vivi mi mancherà, sì. Martina ha avuto un attimo di un momento di crisi, per cui ma non... Va. Oh, vieni qua, siediti. Cosa è successo? Niente. Martina, si è affezionata. Ma sembrava che non la sopportasse. Pioner, fidati di me. Ho detto da una che non esterna nulla. Io sto tenendo perché non voglio scoppiare, però... Buon viaggio, buon rientro. Sono la tua mamma quando torni. Mi sto tenendo. Ok. Sì. Che mi sono spaventata. Che dici? Perché sei incinta? Cosa dici? No, senti. Un bimbo. È un bimbo. Che dici? Bimbo. Perché sei incinta? No, ma che dici? Ma no, fidati. Raga, sento un cazzo. Ci saranno delle novità dietro a questa esperienza oppure non è servito a niente? No. Come no? Il telefono quando posso riaccenderlo? No, lascia stare il telefono. Ui. Hai scritto la lettera, hai messo... Ma di persona qualcosa... è totalmente un'altra cosa. C'è qualcosa fuori. Che vuole tirar fuori e non riesce. Hai finito già con me? Preferisco passare come la stro... che piuttosto di far vedere effettivamente come sto. Quindi non hai seguito un cazzo. Esatto. Ciao. Come avete vissuto senza il cellulare? Bene. Tu? Io l'ho usato lo stesso la sera. Come? Tanto se lo dovrebbero nascosti per cellulare. Che normale. Mamma sconvolta. E tu? Ho solo acceso e poi spento subito. Ah, ok. Sei contenta che sono tornata? Mica distrutta. Ma io avevo una sorella per una volta. Mandatemene. Vuoi vivi di nuovo? Sì. No. Ok, se ne vanno. Ryan, dove cazzo è? Dove è il bambino? Ryan?